deve indossare il DPI. Importuni altrui. Ma se ne chiede. Sono in conversazione telefonica. Non mi desta in alcun modo interesse della sua conversazione telefonica e della partenza del convoglio che sta eseguendo solo tutto ciò che le aggrada. Sono in vigore delle normative. Indossi lei non il DPI previsto. Ribadisco che non gode di indossi il dispositivo di protezione. Ribadisco non gode di piazzante. Indossi il dispositivo ancora di che protezione. Deve apporre al viso il DPI. Ma le chiede i bollenti spiriti? Giammai! Mi ha stufato! Questa situazione perdura dalla nostra partenza, ok? Deve cingere al viso la maschera protettiva, segno di interpunzione. Va adoperata, altrimenti ripiega nella comodità del viaggio in automobile, compreso? Ascolti. Compreso? Lei è un essere di genere femminile. Ma lei è duro di comprendorio. Io non appartengo a tale identità sessuale. Non ne faccio parte. Maledetto, esci da questo corpo. Io la riduco in condizioni ospedaliere. Ha apposto le estremità dei suoi arti superiori sul mio corpo. Ha collocato i suoi organi prensili sulla mia persona. Io le stronco la vita. Io la costringo al palo su, là due. Vada retro. Che cosa piano, pensa di fare? Piano, cosa piano, pensa piano, di fare? Non forte. Piano, non forte. Sono presenti i testimoni dei suoi atti di violenza. Qualcuno chiami i soccorsi. Contattateli con urgenza. Io la faccio pentir d'esser nato. Comprometterò la sua esistenza per quanto in mia forza. Ora sono gatte da pelare per lei. Lei mi sta ingiuriando, crede di essere una... Deve portare al volto il dispositivo di protezione. Non transigo, non transigo. Questa donna ha il demonio dentro. Villano. Ero impegnato al telefono, non ascoltavo. Non è di mio interesse. Ma quale personaggio di rilievo è lei? Il capo del governo? Quale ruolo di spicco possiede? Primo ministro della Repubblica? È impegnato in una conversazione telefonica. Screanzato. Io non riesco a farmene una ragione. Indossi lo strumento protettivo. I suoi organi tattili si sono cinti al mio petto. Io renderò tubefatto il suo... Io le procuro ingenti danni al volto. Me li procuri, me li procuri. Io la costringo al palo sul giunta autostradale A2, scellerato che non sei altro. Cosa? Mi costringe in galera? No, al palo, mica in galera. Al palo. Le cose vanno fatte a regola d'arte. Appartiene ad un clan malavitoso. Sì, ha ben compreso. Lei promette sciagure verbali. Non suscita in me alcuno stimolo. Ha appropinquato le sue estremità su di me. Ha avvicinato i suoi arti prensili. Uomo di discutibile utilità sociale. Non è perché lei è del gentil sesso che uno ha timore del futuro filocchio.